Ci possiamo andare con una... Dragon. A meno che... c'è ancora questa cosa qua, ma come cavolo si prende questo affare? No, non, stavo pensando che magari non, è meglio non saltare perché... magari c'era qualcuno da incontrare. Comunque, infatti lo ci hanno bloccato qua. È così male? È male? Ah no, ok, fa male alla fine, ok. E dice, insomma, lui può sopportare, insomma, non muoverti. Semplicemente lasciali agli altri per ora. Ma cosa sono? Cioè, questi sono cloni, praticamente, sono tre uguali. Come... no, no, questo ha una precedenza ora. Quarto. Questi sono fatti in laboratorio, l'ha fatti con lo stampino proprio. Boss. Non è così bene, cioè non è così buona la situazione. Ce ne sono veramente tanti di loro. E non riusciamo nemmeno ad avvicinarsi all'entrata, insomma, per la città bassa. Ma non è questa la città bassa? Adesso è fuori la città bassa? Boh. No! La mia fanfang è lì. Voi tutti siamo tutti... forse è un modo, come dire... è un diminutivo, no? Cioè, lì è solo lì, però lo chiami lì, lì. Questo è fanfang. Puoi gestire tu, John? Ecco, prendi questo. È il minimo che posso fare per dare una mano. Questo era il mercato? No? Insomma, ci ha semplicemente ridato tutta la vita, eccetera. Ma qui... niente. Allora, niente mappa. In teoria noi dobbiamo andare là, quindi evitiamoli. E questi sono pericolosi perché poi si danno. Bene. Tutti. Questi si schiantano addosso di noi. Dai un colpo o due per spostarti. Come non detto. Mi sarebbe stato comodo. Ah, non sono uscito. Non sembra, ma è troppo lento a spostarti. Force inside. Ok, abbiamo tutti i tizi lì dentro. Cioè, tutti i tizi dovrebbero essere lì dentro. Probabilmente si sono barricati, ecco perché non potevamo entrare. Buono. Allora, lascio il resto a voi. Ma non andate troppo in profondità. Il mio nonno diceva sempre che ci sono delle cose laggiù.
Speriamo che il miasma non abbia, come dire, le abbia risvegliate. Sì, signore. Possiamo metterci il numero direttamente sulla maglietta, no? Un numero 2, numero 10, numero 20. Voi, palle di biliardo con me. Fanfanga, ok, questa. Anche questa è ben messa. What are you crying for? Tutti slang. Per cosa stai piangendo, eh? Pensavo che non ti avrei più rivisto. Perché sei venuta qua senza dirmi niente? Beh, domani è il tuo compleanno e tutto, e quindi... Vedi, ho dimenticato il tuo olio lubrificante quando sono andato via, quindi sono tornata per riprenderlo. Oh, fanfan. Ehi, ehi. Non c'è bisogno di tutto questi giochi d'acqua qui. Si parla delle lacrime. Che pensate voi? Siete grandi e soffici, nel senso delicati. Abbiamo preso un sacco di danni questa volta. Mercato non sarà recuperabile da questo. Perché? Suonatevi le tende, vabbè. Il solo fatto, insomma, che siamo riusciti a proteggere la città è già fortunato abbastanza. Ora, cioè, penso che la fortuna forse dice, intende dire tipo, penso che la fortuna ci stia abbandonando. Aspetta un attimo. Non lo stai facendo? Chiedi. Stai stringendo quella lama piuttosto fermamente. Allora, io spero che ci sarà una spiegazione degna alla fine del gioco. Però, boh, questa cosa è talmente. Ma non tanto il discorso del miasma, eccetera, che serve comunque da capire questo rese dell'umanità, ma questa cosa qua non la capisco. La coppia fatta da loro due. Perché adesso è una proiezione olografica, sembra, vederla così, no? Cioè, non è un fantasma, probabilmente, ma una proiezione olografica. Cioè, o lei è lei, ma ha perso la memoria, e l'ologramma è andato avanti a fare il suo lavoro. Come dire, eh? No? Quello che è strano è che è una bambina, comunque, non è che... A parte che ha capelli bianchi. Quindi potrebbe sembrare una... magari è una che sembra una bambina, ma non è una bambina. Però, boh. Perché non lo fai e basta? È l'unica via per avere la tua vendetta. Sam. Non lo farai, quindi. Gli umani sono così delle deboli creature, così deboli creature. Tu non sei lei. Chi sei tu? Quello che ci stiamo domandando. Ma io sono lei. Non è il sapere questo abbastanza
Fast food, vediamo un attimo. Di sprono per la tua mano, no, perché alla fine tu sei solo un'umana, dopo tutto. Cosa sei invece? Questa passa attraverso le pareti. Tra l'altro, che sia un ologramma è molto strano. Per esempio, in Star Trek Voyager si sono inventati questo medico ologramma, ma non si può muovere praticamente dalla sezione medica finché non, a un certo punto non inventano un accessorio da mettergli sulla spalla che gli permette di andarsene in giro, insomma, ovunque. Una specie di proiettore olografico portatile, che già è una cosa boh, stranissima, per le nostre conoscenze è una cosa che non ha nessun senso. Questo per esempio è passato attraverso la parete, quindi se facciamo il caso di Voyager non avrebbe senso perché non ci passava il coso che è fisico in realtà, no? Il proiettore portatile. Quindi sembra anche un fantasma. Però allo stesso tempo vediamo che controlla anche l'elettronica, sembra. Perché qua dice, quindi c'è solo una via rimasta. Questa Esther City, una città dell'est, insomma, Esther. Controlliamo. Cioè, boh, Esther. Esters, con la S vuol dire esteri. O da un'altra parte. Se mi dà qualche. Cosa mi meglio? In italiano estere. Andiamo lì. Abbiamo giocato tanto, ma non è che si capisce, si sia capito molto. Eccola qua, la nostra dolce sé. Dobbiamo tornare da cosa? Ok, come posso essermi, cioè aver dormito così a lungo? Il giorno se n'è già andato e probabilmente ha bisogno del mio aiuto. Facciamo un salvataggio come sempre. Sarà fine. Il gioco purtroppo è mono slot sostanzialmente. Lasciate la principessa a me. Ok. L'abbiamo vista. A proposito, vengo a vedere un attimo. Ne parla come se la principessa fosse o in casa o in laboratorio. Proviamo ad andare a vedere. Alba. Sei tutto bene, Alva? Non possiamo parlarci, però, dai. Vabbè che è malata, in teoria sto dormendo. Però una piccola riflessione, no? Tipo io ci interagisco e c'è una nuvoletta diversa, no? Con quelle nuvolette, dice: ah, probabilmente sta dormendo, lasciamo riposare. Non so, una considerazione comunque. Ah, comunque abbiamo visto che quindi era a letto. In teoria deve andare da lui.
Un mostro nella città bassa? Sì. Anch'io ho sentito che queste cose esistono. È anche molto fiero, cioè, ma forte. Ah, infatti ho sentito dire che il nonno della principessa l'ha rinchiuso lì. Questo, davvero, ma come si fa? Il passaggio di lì magari, no? Ma mi sembra stretto. L'unica cosa che posso pensare è quello. Vedo se si passa qua da dietro. Ok, risolto. Sempre una dannata questione di lucidità. Ok. Così lei non si è ancora risvegliata. Tu probabilmente pensi a me come un uomo senza cuore. E non aver cercato di salvarla. Ma anche se avessi avuto la chance di tornare indietro, avresti fatto la stessa scelta. Quello che Alva avrebbe voluto. La stessa scelta cosa vuol dire? Di essere qua a cercare di salvare la gente? Così terribile, povero mercato. Ah, sei qui anche tu. Voglio ringraziarvi entrambi per ieri. Lasciami andare. Ho detto. Abbiamo trovato un Mung che cercava di entrare. Dobbiamo lasciarlo andare. Entrare. Che è questo? Champion to be beat. Forse vuole intendere qualcosa del tipo ci sentiamo campioni, Mung. Tu sai che non puoi iniziare il lavoro finché i mostri non vengono, insomma, eliminati. Non ho tempo per queste stupidate. Due dei miei ragazzi sono ancora laggiù. Non me ne starò qua seduto a permettere, cioè rischiare che insomma possano morire. Torna qui. Sto pensando che adesso appunto si apre forse un posto che prima non potevamo. Però abbiamo ancora indietro di là. Ma sì, però io penso che ci si torna di là. C'è anche quella specie di tempio, no? C'erano anche le due cos'è, mucche volanti, cos'è che erano? Ci sono delle zone che non abbiamo visto del tutto di là. Comunque, quel Mung. Devo dirtelo, quando si tratta di quei due. Ah, sta ancora parlando dei due fratelli, ecco chi sono. È come se il suo cervello, insomma, semplicemente si smette di funzionare. Per quei due lì. Lì. John e io possiamo aiutare. Perché mi se sembra sempre che io devo chiedere a voi due una mano. Beh, fate attenzione quantomeno.
tutto quello che è accaduto, penso che possiamo lasciare questa cosa a nessun altro. Diamo un'occhiata per curiosità, ma non c'è sicuramente niente. Magari c'era un bel forziere, ma pare che non suonava. Adesso in teoria possiamo andare dritti, quindi infatti. Ok, sì, qua. Ah. Oh, cavolo, abbiamo fatto il giro. Volevo fare un salvataggio. Quello è Munga. C'è qualcosa qua, eh? C'è forziere. E come si fa a arrivare lì? Forse è tutto un giro, boh. Non lo so. Possiamo anche andare da qua. C'era sto carino che quando salvavi si riempiva di... È così. Così. In realtà infatti non abbiamo niente. Cucinare. Ah. Forse dovrei fare un po' di spese. Se ce le fa fare. C'era lo store. Un attimo. Non lo so, dobbiamo fare un po' di spese sicuramente. Viaggio veloce non c'è, non mi ricordo la mappa, allora lasciamo perdere. Cuciniamo quello che già conosciamo, quello che riusciamo. Perché poi si parla di qualche creatura potente. Allora, non abbiamo molto pesce. Base di pesce, cosa abbiamo? Carne e pesce. No, se ci va bene. Se l'abbiamo già fatta come ricetta. Ah sì, questo non è granché, perché non serve più cuore adesso. Il fatto è che non ci fa vedere cosa fanno. Vegetale, dai, che mi sbaglierò sempre questo qua. Allora, stavo pensando, non si può fare il tris. Mi spiego. Ok, questo già si ragiona. Quindi è il ramen. È questo. Facciamo ancora una. Allora. No, questa è carne però, eh. Facciamo di nuovo un pesce. Sandrupa? Abbiamo finito gli ingredienti. Andiamo spese.
se no. Piazza del Senderupa. A tempura. Ok, eccolo qua. Ma, vabbè, adesso sto entrando un attimino in crisi nuova. Quindi non mi metto a ragionare. Vediamo cosa c'è di qua. Penso che si ricolleghi. Giù. Questo non è niente, come sempre. Ha mosso le zampette col muso diretto di là, sembrava che scappasse, se no c'è investito. Fermi! Ma cos'è? Vabbè, sì, lui è un nano. Che stai facendo? Aiutami! John, Sam! Bung, metti le tue gambe sul terreno. L'acqua non è così profonda, guarda semplicemente me. Infatti l'altezza più o meno mi ha salvato ancora. La mia vita mi stava passando davanti agli occhi. Quei due. Loro hanno detto che sono andati a cercare dei tesori. Puoi crederci? Loro devono essere già molto in profondità della diga, perché anche di qui si collega la diga. Probabilmente, sì. Te lo chiedo, John. E giuro che questa è l'ultima volta che te lo chiedo. Devi salvare i miei ragazzi. No, quei due ragazzi sono l'unico tesoro che mi è rimasto in questo mondo. Prego di salvarli, John. Ti sto pregando di salvarli. Infatti sembra che ci sia quasi un passaggio qua, ma però adesso vediamo sta storia. Perché non si deve venire su da sotto, ma... Se usciamo, dopo rischiamo di resettare tutto. Adesso è lui un po' di cuori. Ecco, uno me l'ha dato. Ok. Ok.